Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Questo è un video importantissimo perché consente di riuscire a mettere, diciamo, una pezza a, diciamo, il problema più grande di tutti gli analisti, inclusi noi analisti ciclici, ossia quando abbiamo un ciclo, ovviamente come al solito è un video a braccio, quando abbiamo un ciclo. Con il senno del poi, come sempre, è molto facile dire ok, perché non ho ad esempio allungato qua, perché non ho shortato qua, perché non ho shortato qua, perché non ho allungato qua, ma anche in questo caso si tratta sempre, solo ed esclusivamente di trading con il senno del poi, ok? Lo sappiamo benissimo che i cicli li vediamo perfettamente soltanto dopo che l'abbiamo trattato. Quello che sarà il divenire rimane comunque anche per noi che siamo analisti ciclici. Rimane sicuramente un grosso punto interrogativo. In che maniera possiamo ovviare a questo? Quindi, nel momento in cui siamo su un minimo di un ciclo o su un massimo di un ciclo e abbiamo una breccata della FLD oppure una breccata di una VTL, ok, in questo caso VTL 13, 5, quindi VTL corretta, lasciamo stare il colore adesso per un attimo che non c'entra nulla, comunque la VTL del ciclo 5 giorni, ok, lo mettiamo qua. Il dubbio grande è sempre però questo: nel momento in cui avviene la breccata, sarà la breccata definitiva oppure il mercato mi farà un po' di finte e mi andrà, diciamo, mi andrà a prendere uno stop loss? Perché è una cosa che succede spesso e volentieri, ma è normale purtroppo questo. Uno dei vantaggi enormi della ciclica è che sappiamo quando il mercato girerà, però abbiamo sempre il problema appunto del rischio dello stop, perché il mercato giustamente fa le finte. In che maniera possiamo e dobbiamo ovviare a questo problema? È una stupidaggine colossale. Ci ho messo 5 anni, ho dovuto iniziare il corso di Elliott, le onde di Elliott, perché mi si aprisse la mente. Ed è un paradosso, magari qualcuno di voi già lo fa e ci è arrivato. Qualora non sia così, lo vediamo adesso. Faccio un piccolo, diciamo, esempio con Elliott. Chi lavora le onde di Elliott, sappiamo che parlo delle onde standard, ok? Sono onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. In Elliott lavorano la maggior parte dei trader, e io sto facendo diciamo uno studio con uno dei migliori trader che esiste in Italia con le onde di Elliott, lavorano solo l'onda 5, che è questa qua. Perché è quella che statisticamente, e loro entrano qui, è quella che statisticamente gli dà più garanzia di avere un rischio minimo, in quanto dopo un'onda 1, 2, 3 c'è sempre un'onda 4, un'onda 5, ok? Noi con l'analisi ciclica possiamo fare la stessa cosa. Il loro grosso problema qual è? È che la durata di questa onda qui è un punto interrogativo, la durata di questa è un punto interrogativo, la durata di questa invece, già questa in realtà la possono misurare, la durata di questa ha dei valori, che loro utilizzano i valori di Fibonacci, ok? Però hanno sempre il grosso problema di sono in un'onda impulsiva, in un'onda correttiva e poi ci sarà l'impulsiva. Noi questo genere di problema non ce lo abbiamo, però pensando a questo, visto la tecnica che viene utilizzata in andare a cercare i gradi inferiori diciamo delle onde per cercare sempre delle piccole onde sotto, quindi avere un'idea di dove sono, la stessa cosa la facciamo noi, ma è una banalità, signore, è una roba che veramente è un paradosso. Prendiamo come esempio questo ciclo qua, quindi un ciclo che credo tutti quanti di voi sul giornaliero, in questo caso del DAX, riescono a vedere, quindi un ciclo che io parlo del broker chiaramente Ava Trade, poi dipende un po' dalle domeniche, comunque lo riuscirete a individuare anche sulla vostra piattaforma. Ciclo che è partito il 25 di marzo del 2019, ciclo che si è concluso con il senno del poi, con la breccata della FLD e con la breccata della VTL. In questo caso andiamo a prendere i massimi, che è anche un bel casino, di questi cicli. La VTL è questa, quindi abbiamo il massimo praticamente del ciclo a 15 giorni, che lo consideriamo un 20 giorni, visto che siamo su un 40, lo consideriamo un 10, quindi 11 giorni un marrone, ok? Sostanzialmente qua è iniziato il nuovo ciclo, ok? Però questa breccata si sarebbe potuta venire a verificare anche prima. Nel senso, si sarebbe potuta venire a verificare qua, o si sarebbe potuta verificare qui, o perché no, il trader più aggressivo avrebbe potuto, 15 diviso 4 fa, mettiamo un 5, una FLD, qui non si può, cavolo, manca un pezzo, perdon, adesso me lo aggiungerà la programmatrice, una FLD
e targata, cioè tarata 5 poteva generare un segnale di ingresso, ma al di là del quello, che cosa facciamo? Scendiamo di time frame, quindi giorno di ero vado a mettere, evidenzio, poi lo farò sicuramente automatico questa cosa qui, andiamo a evidenziare dove ha breccato, no? In questo caso qua è solo per fare un esempio, qui abbiamo avuto la breccata, scendiamo di time frame, quindi scendiamo di cicli, prendiamo ad esempio un H1. E teniamo conto che se lavoro in 40 giorni, scendo su un H1, abbiamo 20 cicli, diciamo, di rialzo e 20 cicli di ribasso, ok? Grosso modo. 20 giorni, scusatemi, di rialzo e 20 giorni di ribasso. Quindi su H1 da lavorare ne abbiamo. Se noi scendiamo su H1 e andiamo a evidenziare dove eravamo in quel momento, e ovviamente dobbiamo poi immaginarlo in reale questa cosa qui, ci posizioniamo qua. Cambia completamente il modo di vedere il nostro trading. Perché? Perché qui abbiamo avuto la breccata. Noi cosa facciamo? Noi dobbiamo aspettare che si venga a formare almeno un ciclo intero, almeno uno intero. Perdiamo una piccola parte di movimento, ma saremo sempre, sottolineo, sempre dalla parte giusta. Lo metto senza sfondo, così non ci dà fastidio. Ok. Quindi cosa faremo? Ci troviamo qua, facciamo finta di essere live, ci troviamo in questa situazione, su il giornaliero abbiamo avuto la breccata, dobbiamo però essere sicuri che sia una breccata reale. Quindi aspettiamo che si formi un ciclo intero sugli inferiori e andiamo a misurare i cicli normali, cioè un ciclo su H1, un ciclo da 190 candele, 200 candele, rimane per noi un ciclo da 10 giorni, 10 giorni di cui parlavamo, no? Abbiamo 20 giorni, quindi abbiamo due cicli da 10 giorni da poter lavorare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ci posizioniamo qua così, e aspettiamo che si vada a chiudere un ciclo da 10 giorni, non saremo mai dalla parte sbagliata del mercato. Per quale motivo? Perché questo long qua, avendo ancora tutta la fase di risalita qui da doverci prendere, è sostanzialmente un trade a rischio zero. E abbiamo tra l'altro anche tutto il rischio rendimento da poterci prendere. Per quale motivo? Perché essendo nel secondo ciclo dei tre che dovremmo avere teoricamente a disposizione, il secondo ciclo, nell'analisi ciclica, se vi ricordate, questa è la fase, diciamo, con più volatilità, quindi la fase centrale di ogni ciclo, la fase centrale, scusatemi, nella prima gamba, la fase centrale della prima gamba è quella che ha assolutamente la volatilità maggiore, perché il mercato fa così, no? Come una palla, il mercato fa così. E quindi qui avremo l'accelerazione maggiore, perché chi fa così, ok? Quindi qui avremo l'accelerazione maggiore ed è questa per noi. Come era del resto questa, ma questa lo è per noi, però con la sicurezza 100% di essere dalla parte giusta, dove non anticipiamo nulla, anzi attendiamo una conferma. E tra l'altro il secondo ciclo, poi analizzeremo poi nel futuro, dovrebbe teoricamente essere il ciclo più forte da poter prendere, quindi quello più che ci darà più profitto. In questo caso potremo abbastanza serenamente andare a prendere la rottura dell'FLD e cavalcarci tutto il movimento fino alla rottura successiva dell'FLD, o anche andare a tracciare le nostre medie. Se andiamo a mettere una media mobile, potremmo usare l'altro indicatore che mi era più comodo, mettiamo una media mobile da 160 esponenziale a chiusura 1 e 0, scusate. Possiamo usare la media mobile per entrare al mercato con una normalissima price action, vedete? Rimbalzo e prenderci anche questa parte. Ecco, in questo caso potremmo prendere anche questi trade perché il ciclo superiore sarà long e noi saremo dalla parte giusta. Ok? È un video breve, ma che trasforma completamente, ma completamente il nostro modo di fare trading con l'analisi ciclica. Veramente diventiamo degli analisti con una probabilità di errore molto, molto, molto bassa. Facciamo qualche altro esempio un attimo. Ci sta che qualcuno di noi abbia tradato la rottura della VTL. Come diciamo sempre, la VTL è comunque la migliore come affidabilità per poter entrare a mercato perché è più tempestiva rispetto a un FLD. E chi avesse tradato una VTL, in questo caso dei cicli inferiori, quindi una VTL molto probabilmente di un ciclo a 10 giorni, qui un 20, chiedo scusa, questo è un ciclo da 120, quindi un ciclo da 40 che è questo giorni e questo il ciclo da 20 giorni e quindi avrebbe generato sostanzialmente il minimo qua e quindi era giusto una VTL del genere, si sarebbe fatto male. Facciamo un esempio anche qua, quindi cosa facciamo? Scendiamo di time frame, mettiamo le nostre envelope un attimo, 120,
Vediamo cosa esce fuori. Ok, 120 e andiamo a selezionare dove ci sarebbe stato, dove c'è stata la breccata sostanzialmente. Quindi prendiamo il rettangolino. Poi ovvio non è che dobbiamo usare i rettangolini, però poi facciamo l'esempio qui anche. Quindi questo lo facciamo azzurro, così adesso vedete una cosa fantastica. Questo lo facciamo invece rosso, che è quello della vendita. Scendiamo, andiamo su un H1 in questo caso, quindi ciclo da 120 candele 20 settimane. Su un H1 potremo lavorare egregiamente perché avremo parecchio spazio per poter lavorare. Tra l'altro, per chi diciamo lo vede adesso, invece fra qualche mese qualcuno di voi l'avrà comprato, ci sarà la possibilità di avere, avremo l'indicatore che mostrerà sostanzialmente più cicli sullo stesso grafico e quindi non dovremo neanche più andare sul giornaliero per tracciare un 20 settimane, ma lo vedremo tranquillamente su un H1. Le ho messe le Ok, scusate, le righe. Ok, ci mettiamo qua così. Scendiamo su H1. Vado alla fine. Eccoci qua. Qui lo vediamo chiaro. Qua praticamente si era venuta a verificare la breccata dell'FLD. Noi cosa avremmo dovuto attendere per conferma? Una breccata, cioè un ciclo inferiore. E questi sono i cicli, vediamo che sono corretti. 296. Andiamo a cercarlo di qua se abbiamo cicli più o meno uguali. Questo è un ciclo da 3,24, quindi 2,96 è lo stesso ciclo. Questo è un ciclo da 3,30, quindi ci stiamo. Noi avremmo utilizzato questo sicuramente ciclo di riferimento, o perché no, questo qui. Facciamo con quello che sarebbe stato più visibile in quel momento, anche se, e vedete che siamo posizionati in questa maniera. Che cosa avremmo dovuto fare in questo caso? Avremmo dovuto attendere, che cosa? Qui c'era la breccata dell'FLD, ovviamente dovevamo attendere la rottura superiore. Questo ciclo avrebbe dovuto, essendoci la breccata qui, noi ci saremmo dovuti aspettare, che cosa? Una situazione del genere. Situazione del genere che vediamo non c'è stata, e quindi lo stop loss eventualmente su come si dice, su un giornaliero mai e poi mai l'avremmo preso, perché ci si sarebbe dovuto aspettare nei cicli inferiori che l'area di breccata del ciclo superiore venisse confermata da un ciclo e non c'è stato. Però poi il successivo movimento che cosa ha portato a fare al mercato? Ha portato il mercato a creare un'area di massimi e un fortissimo scivolone. Andiamo un po' a mettere un attimo una media qui, moving average 119. Vado a toglierla da qua, metterla solo sul giornaliero e basta. Quindi qui abbiamo una media a 119, che nel nostro caso è lontana, quindi non c'entra assolutamente nulla. Scendiamo perché questo poteva essere un campanello d'allarme. Perché? Perché qui c'è stata la breccata dell'FLD, ok? Anzi, faccio così e tiro una lineetta dove praticamente il mercato ha breccato, dove poi è sceso proprio. Noi questa cosa qui l'abbiamo lasciata passare. Scendiamo. Bisogna solo resistere ed è la cosa più difficile che dobbiamo fare. Quindi scendiamo. Eccoci qua. In questo caso cosa facciamo? Stessa identica cosa. Ovvio non avremo questi rettangoli che rompono le scatole adesso per farvi vedere. Il mercato sta scendendo, avevamo detto che avevamo visto cicli grosso modo della durata di cos'erano, non mi ricordo neanche più, erano questi qua, quindi erano cicli della durata sulle 150 candele, infatti lo vediamo qua, e quindi nel nostro caso avremmo aspettato, atteso tutto questo movimento, l'avremmo perso, amen. Però qua l'abbiamo avuto la breccata ai piani superiori, quindi ci dobbiamo adesso iniziare a cercare dei cicli al ribasso, e i cicli al ribasso sono questi qua. Intorno agli 80, perché no, il 150 di prima, però quello è evidente, questo qua da 80. Poi ci sarà qualcuno di voi più aggressivo che lavorerà ai cicli inferiori, chi superiore, eccetera. Quindi qui abbiamo i nostri cicli, questo è l'altro, molto probabilmente 50, 70, stesso ciclo. Mettiamo la nostra FLD. Qui si sarebbe venuta a verificare la prima breccata. Questo sarebbe stato il nostro primo trade da poter fare. Ne avremmo fatto magari uno solo, va bene lo stesso, non ci cambia la vita. Non dobbiamo farne 50, dobbiamo cercare di essere dalla parte giusta il più possibile. Ciclo da 70. Ok,
e guardate anche la media mobile ciclica che segnale straordinario avrebbe concesso. Avrebbe regalato un trade veramente molto interessante. In questo caso, ovviamente, non avremmo usato l'FLD perché l'FLD è pasticciata, lo si vede chiaramente che è un FLD completamente pasticciata, ma avremmo utilizzato una VTL. Perché una VTL? Perché se andiamo a tracciare un ciclo in più, lo faccio partire da qui, che è questo. Andiamo giù, proviamo a fare così. Ok, lo vedete che qua ci aspettiamo comunque un massimo ciclico in quest'area. L'FLD ovviamente è tutta pasticciata, quindi non ci dà modo di operare, però noi che cosa abbiamo come informazione fenomenale? Abbiamo l'informazione che il ciclo superiore è nella sua fase di ribasso. Abbiamo atteso la conclusione di un ciclo, in realtà avremmo potuto lavorare anche questo, visto adesso. Perché qui c'è stata la breccata, qui si è chiuso un ciclo, l'avremmo potuto lavorare. Questo però era più sicuro da poter lavorare e ci saremmo lavorati le VTL. Qui c'è un minimo, qui c'è l'altro minimo, perché questi sono i due minimi del ciclo a 20 giorni, a 20 candele, quindi ciclo giornaliero. Ed ecco che la breccata della nostra FLD, della nostra VTL, ci avrebbe dato la possibilità di prendere uno short con una probabilità di essere dalla parte giusta, che a mio avviso sfiora il 100%, ok? Perché statisticamente il ciclo superiore è ancora decisamente, ma decisamente short, e si sarebbe addirittura con il senno del poi potuto tenere fino alla fine del ciclo, ok? Sostanzialmente andiamo, chiedo scusa, a lavorare la parte centrale del movimento di ogni singolo ciclo ed è sicuramente molto importante da poter valutare. Adesso proviamo a vedere velocemente se riesco a trovare un esempio di diciamo di qualcosa che si sta verificando in questo momento, così lo analizziamo insieme. Ok, ho preso un'altra bestia nera che è euro-dollaro, però girandoli al volo ho visto che qui c'è un'inversione in atto, quindi guardiamo un po' se riusciamo a avere una conferma anche in questo caso. Ovviamente la prima cosa da fare è cercare di evidenziare cicli che si vedano il più possibile. Qui abbiamo ad esempio un 59 candele, qui abbiamo un 71 che potrebbe essere tranquillamente lo stesso. Proviamo a aumentare un po' lo zoom. Ciclo da 30, ciclo da 22, ciclo da 43, quindi io considero lo stesso questo qui da 30. Qui abbiamo un ciclo da 20, qui abbiamo quelli piccoli da 20, 20. 20, io andrei a prendere questo qua, andiamo un po' se ci può stare. Io direi che una roba del genere potrebbe anche avere la sua logica, no? Qui avere il dubbio che il ciclo sia già finito, direi che ci sta. Ci può stare, che è un po' uno dei nostri problemi. In questo caso cosa diciamo? Ha finito o no? Ovviamente abbiamo le VTL, la VTL qua ci direbbe che ha finito, 23, ciclo da 20 giorni. Ok, FLD che ci avrebbe dato conferma addirittura già qua della sua fine, però vogliamo essere sicuri. Andiamo l'FLD, mettiamo un attimo l'envelope, ciclo 80 giorni, ovviamente, attiviamo, più o meno ci siamo, magari aumentiamo ancora un pelo. Ok. Allora, quindi qui abbiamo avuto le due breccate. Adesso andiamo ai piani superiori. Perché? Perché qua ci aspettiamo teoricamente che questa fase ci dia, anzi, dia il via, non ci dia il via, almeno una fase rialzista intorno ai 40 giorni più o meno. Se non anche solo i 20 giorni del primo terzo di ciclo, perché vederlo è un ciclo a tre periodi, anche se messo così a tre picchi rimane un ciclo. In questo caso qui lo vediamo forse addirittura più a due picchi, però poco importa. Scendiamo adesso di time frame. Come al solito devo tracciare purtroppo in questo momento ancora le linee verticali, ma ripeto, poi ci sarà una nuova versione dell'indicatore per chi lo vorrà acquistare, che permetterà di tracciare più cicli sullo stesso grafico. Quindi cosa facciamo? Ovvio, poi adesso non abbiamo parlato, utilizziamo anche i livelli di supporto e resistenza, naturalmente vanno utilizzati, Scendiamo anche qua, poi potete scendere anche su un H4 dove volete, io scendo su un H1 perché almeno su un H1, avendo adesso un ciclo da 80 giorni, 40 giorni su H1 iniziano a essere cicli da lavorare da una decina di giorni e quindi magari abbiamo quattro opportunità di entrare al mercato, ok? Oppure lavorare due cicli da 20 giorni, almeno un'opportunità ce l'abbiamo.
anzi di più perché abbiamo i cicli centrali da poter lavorare. Quindi scendiamo e andiamo a vedere. Ovvio, qua ci aspettiamo in quest'area la rottura che c'è stata. Chiedo scusa. La rottura che qua c'è stata sia dell'FLD, addirittura l'FLD è stata sotto, che della VTL, quindi scendiamo. Facciamo così, segno anche qua che c'è stata la rottura dell'FLD. Yes. Scendiamo, vediamo un po'. La sua prima fase di rialzo l'ha fatta, qui si era venuta a rompere l'FLD, ok? È una schifezza, come possiamo vedere l'euro, ma lo sappiamo già. Cicli da 119, 150, quindi consideriamo buoni questi. 140, sì, i cicli sono questi decisamente. Forse poteva addirittura essere questo, questo qui solo uno spike, però la media è comunque quella lì. Quindi andiamo a prendere questo ciclo di riferimento un attimo, che è un ciclo da 148. Ok. Ed ecco che probabilmente è questo qua. Qui già lo si capisce che è un gran casino e quindi non c'è da entrare a mercato. Non abbiamo ancora conferma di un ciclo chiuso, lo vediamo, superiore, quindi una volta rotto. Perché è vero che qua si è chiuso un ciclo, ma qui non abbiamo nulla, siamo in totale lateralità. È probabile che questo trade non ci dia, questo grafico non ci dia la possibilità di fare nessun tipo di trade. Però vedete come evitiamo comunque di rischiare che cosa? Di entrare a mercato e di trovarci qua. Lasciami perdere sto candelone, di rientrare al mercato e trovarci in mezzo a questo casino qui. Non abbiamo ancora avuto un ciclo sotto. Nel momento in cui si formerà un ciclo sotto, allora sarà differente. Probabilmente sarà troppo tardi, però sarà differente perché una volta che si forma un ciclo, l'impulso è probabile che si venga a verificare successivamente. Ok? Quindi vedete che oltre a darci la possibilità di essere dalla parte giusta, ci dà anche la possibilità di filtrare maggiormente il trade. Ovvio, dipende solo da noi a non fare stupidaggini e voler essere a mercato a tutti i costi, che vi assicuro che ancora oggi, che sono comunque 12 anni, 13, non mi ricordo più, che sono sui mercati e faccio fatica a resistere, ma è normale che sia così e lo sarà per sempre e per tutti, anche chi vi dice che non è vero. Ok? Quindi davvero uno strumento portentoso, c'è cioè una piccola chicca, un'aggiunta all'operatività veramente portentoso che consente di essere sempre dalla parte giusta del mercato. Ovvio, mi raccomando, l'importante è resistere. E vi chiedo di postare tanti, 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 tanti grafici sul canale Telegram perché sono convinto che sarà di aiuto a tutti. Perfetto, e al prossimo video. Ciao ciao, buon trading, buon lavoro.